Beh, Che lei poi si è rivelato un fatto vero. No, allora innanzitutto vorrei, visto che siamo a Roma e gran parte degli ascoltatori sono romani, vorrei riprendere una simpaticissima dichiarazione che fece il grandissimo Alberto Sordi proprio il 29 di febbraio del 2002, che ricordo fu l'ultimo giorno di circolazione effettiva della lira. Ci furono moltissime manifestazioni in tutta Italia per l'abbandono della lira e ce ne fu una particolare a Fontana di Trevi. E l'Albertone nazionale dice: "Ma siamo sicuri che sto euro è meglio della lira?" E poi dice: "Ma pure questi inglesi mica sono fessi se non sono voluti entrare." Allora io nel libro dico: il grande Albertone, e di soldi se ne intendeva, perché se ne intendeva Alberto Sordi, aveva immediatamente colto due fatti estremamente importanti. Io nel libro dico addirittura, cioè, ma molto probabilmente se avessimo mandato lui a trattare come nostro negoziatore, sicuramente sarebbe stato molto molto più bravo, E se ci avessimo avrebbe mandato difeso. soprattutto il suo personaggio di Finché c'è guerra c'è speranza, Ah, ancora sicuro, meglio. sicuramente. E praticamente lui sintetizzò, dice: "Ma come mai gli inglesi, che sono sempre più furbi, più scaltri, più bravi, non sono certo degli sprovveduti, non sono voluti entrare?" Innanzitutto il motivo reale è questo, è che loro hanno capito da subito che il discorso euro era un discorso fra Francia e Germania. E loro avrebbero avuto pochi spazi per poter dire la loro, e loro sono abituati ad avere una posizione di leader sempre sullo scenario internazionale. E poi loro hanno ancora dei grossissimi privilegi correlati al loro vecchio status di imperio coloniale. Noi compriamo tutti i giorni sterline anche senza saperlo. Ci dica questa cosa Ecco, questo invece? molto brevemente. Noi tutte le mattine, tutti i pomeriggi compriamo sterline senza saperlo, non per andare a fare il bel viaggetto in Inghilterra, ci piacerebbe molto, Certo, chiaramente, ma noi not in compriamo per Inghilterra, il sì. fatto stesso che prendiamo un caffè, una cioccolata, un tè, perché molte di queste materie prime, le commodity, sono ancora espresse sterline. Quindi noi compriamo sterline non perché ci piace andare in Inghilterra, cioè ci piace, ma non per andare in Inghilterra, ma solo esclusivamente per poter acquistare certi beni. È un privilegio che loro hanno, perché avrebbero dovuto annacquarlo con l'euro se non a contropartite molto ben definite? Il fallimento dell'euro, ovvero tutto quello che non c'è stato detto, l'autore Antonio Maria Rinaldi, grande economista, nostro ospite qui a Overtura, Radio Yes, la radio della città di Roma. C'è anche il sito di riferimento www.fallimentoeuro.it, lo potete risalendovici consultare attraverso il nostro account redazionale Overture DG. Ci sono delle domande specifiche, se ne parla, e oggi poi lo facciamo sfruttando, oltre che un ospite assolutamente competente, anche molto chiaro, perché sappiamo quanto sia tecnica e difficile questa materia. Prima di andare in pubblicità, dottor Rinaldi, e visto che oggi fa gran ritorno, insomma, di gran cassa la storia e la vicenda greca sui giornali, la Grecia è vittima dell'euro, secondo lei? Beh, sicuramente la situazione greca è estremamente Una grave. tragedia greca, viene Una scontato il tragedia greca, è titolo, ma vera, ha c'è ragione. tutto, insomma. Purtroppo è una tragedia nel vero senso della parola. La situazione greca è sicuramente peggiore di quella che purtroppo noi pensiamo, per un motivo molto semplice. La Grecia è entrata nell'euro in maniera un po' maldestra, cioè è entrata innanzitutto un anno dopo dagli altri, anche se per il 1 gennaio del 2002 ha avuto anche lei in mano l'euro come noi, anzi in tasca. Però purtroppo per poter star dietro ai famosi parametri di Maastricht sono stati fatti un po' di cose un po' non molto trasparenti e purtroppo a 10 anni stanno venendo fuori con la crisi. Quindi c'è una situazione veramente anomala e a mio modestissimo avviso è stata fatta la cosa peggiore possibile e immaginabile per far entrare un paese come la Grecia nell'euro. Cioè a malapena l'euro funziona nelle economie tipo Francia, Germania, Italia, Olanda, va bene? Figuriamoci in paesi come la È Grecia. stata una forzatura magari dettata dal Fondo Monetario Internazionale, visto che la Francia o i francesi avevano grande reggenza e Ma non determinazione credo, io penso che l'entrata dell'Unione della Grecia. della Grecia, non nell'Unione Europea, attenzione perché noi facciamo sempre una Certo, grande certo, certo. confusione Confusione con fra l'euro, un l'adesione conto, all'euro, eccetera. esatto, un conto far parte dell'Unione Europea e un conto adottare l'euro, perché anche L'euro, l'Inghilterra fa certo. parte Sì, dell'Unione sì, Europea, sì. però ben si è guardata, Certo, mi tengo eccetera. la sterlina. Esatto, e anche altri, con i famosi referendum, eccetera.
E la Grecia, secondo me, è voluta entrare per esigenze politiche interne. Hanno voluto forzare, si sono voluti attaccare, diciamo così, al resto dell'Europa, pensando che solo con l'euro si potevano attaccare all'Europa, mentre invece avrebbero potuto benissimo bene far parte dell'Europa come fanno parte altri paesi non eurodotati, e adesso stanno pagando un prezzo enorme, un prezzo immenso stanno pagando. Loro non hanno un'industria come le altre, loro hanno il turismo, hanno una forma di industria molto molto piccola che non regge, non ha retto assolutamente alla concorrenza determinata dall'uso dell'euro.